noi abbiamo creato quella che forse oggi è una dei punti di riferimento nazionali per chi visita, diciamo, l'Italia. Con ZonzoFox abbiamo realizzato una piattaforma che non è regionale ma è nazionale, che consente da un lato di semplificare la vita ai turisti che visitano le città italiane, dandogli informazioni su ciò che vedono in maniera molto semplice e immediata. Dall'altro aiuta le pubbliche amministrazioni, i comuni, i territori a promuoversi. È importante parlare di agenda digitale perché il digitale non è il futuro, il digitale è già presente e rimanere indietro su questo fronte significa togliere delle opportunità alla gente, alla popolazione. Grazie ad esempio all'analisi di big data rilevati sul territorio tramite diciamo, sensori, ma anche banalmente tramite le app, l'utilizzo, il movimento delle persone, si può fare una pianificazione ad esempio territoriale migliore, perché si riesce a capire dov'è che si può intervenire senza bisogno neanche di chiederlo alle persone. Il digitale è interessante, ma ovviamente pone delle problematiche. Ad esempio, una popolazione sempre più anziana ha accesso al digitale in maniera efficace, in maniera da poterne usufruire e beneficiare? Bisogna stare attenti perché non rimanga indietro una fetta della popolazione. La Regione Toscana ha fatto già dei buoni passi, ad esempio sugli open data. Il problema è che gli open data magari a livello regionale Toscana sono strutturati in un modo, poi a livello di Regione Lazio sono strutturati in un altro. Ci deve essere più uniformità anche a livello nazionale, perché se ci chiudiamo all'interno delle regioni, allora open data ma limitati, e quindi poi è di fatto inutilizzabili da chi vuole magari tramite gli open data fare impresa.